Buonasera, oggi sono qui a Pignataro Maggiore nel locale Flower Bistro in compagnia di Salvatore Minieri, giornalista, scrittore e reporter. Salvatore, prima di parlare proprio della tua carriera da giornalista, da scrittore, da reporter, parliamo un po' di te. Ai tempi in cui eri bambino, hai frequentato le scuole, poi passiamo, quindi molto tempo fa. E poi passiamo alla nascita di queste passioni. Quando ero bambino ho vissuto prevalentemente qui, a Pignataro Maggiore, assorbendone un poco tutte le peculiarità, soprattutto vivendone anche i difetti, difetti che sono tipici di un paese del mezzogiorno, del sud Italia, ed erano difetti prettamente legati all'esistenza e alla presenza di famiglie mafiose sul mio territorio. Quindi io ho vissuto prevalentemente, non dico fianco a fianco, perché c'è sempre una sorta di contiguità con queste famiglie, è un ambiente demograficamente molto ristretto, Pignataro Maggiore, e quindi mi verrebbe quasi da citare un libro di un autore, di un mio amico che si chiama Sergio Nazzaro, che ironicamente ha intitolato il suo primo libro Io per fortuna c'ho la camorra. Per qualcuno aver avuto la possibilità di studiarla così da vicino, come noi, come chi, come me, è cresciuto in un paese che negli anni 70-80 era fortemente influenzato dalla presenza mafiosa, anche ingombrante, evidentemente ha scatenato tutta una serie di passioni, di scintille, che poi si sono riversate in maniera quasi automatica nei miei libri o negli articoli che ho scritto, insomma, perché per 20 anni ho svolto attività di giornalista in varie testate del Casertano e non solo. Tu lavori per il Mattino. Ho lavorato. Hai la Gazzetta di Caserta, Roma, Corriere di Caserta, Italia News. Quale, considerando tutte queste realtà, no? Quali sono i piaceri e le difficoltà di un giornalista? Il piacere più grande è stasera. Quello più grande è stasera, anche per il locale che ci ospita, per la vostra presenza, per questa intervista che è sicuramente uno spunto interessante, uno stimolo sempre molto importante, soprattutto parlare con voi che siete la nuova generazione, sarete la nuova generazione di cronisti. Non lo so, la parte buona ce ne sono tantissime di cose buone nel mondo del giornalismo, soprattutto poter essere sempre un terzo occhio, un occhio particolare che può guardare da un punto visuale diverso come vanno le cose. Io dico sempre che siamo in uno stadio e chi fa veramente il giornalista, vuole farlo senza farsi influenzare, è sull'anello più alto. I giocatori non si vedono benissimo, ma puoi guardare tutta l'azione in maniera molto omogenea. E questa è la cosa più importante. Se ti devo dire quali sono le cose brutte, quali sono gli aspetti brutti, onestamente non ce ne sono. Mi ritengo fortunato aver fatto questo lavoro. Ci sono aspetti negativi come ci sono in tutte le professioni, dall'operaio al farmacista, al geometra, al medico. Però fare il giornalista in una realtà così complessa come la nostra, io la ritenevo e la ritengo ancora oggi una delle fortune più grandi. Allora, tu hai vinto il premio nazionale Olmo per la sezione giornalismo d'inchiesta e poi il premio nazionale Legalità Campania e del World Solidarity Award, perdonami se ho sbagliato. No, l'hai pronunciato giusto. Ah, ok. Per l'impegno professionale in difesa dell'ambiente e della legalità. Parla di questi premi. Questi premi sono una cosa sempre molto, molto impegnativa, perché quando ricevi un riconoscimento tu ovviamente devi dare sempre di più dopo averlo ricevuto. Che cosa devo dirti? Sono momenti di grande impegno, anzi sono dei patti che si stipulano con chi ti premia, con la società che ti riconosce questo premio. Molto spesso però noi non riusciamo poi a mantenere uno standard qualitativo professionale di livello. Ci proviamo, indubbiamente. Proviamo a essere giornalisti, a fare giornalisti, perché essere giornalisti è un conto, fare il giornalista è un altro. Io dico sempre io faccio il giornalista e non sono giornalista. Questi premi, tornando a casa e vedendoli all'interno di una bacheca di qualcosa, sicuramente sono lo stimolo, forse lo stimolo più grande per fare sempre meglio, per fare anche qualcosa di
diverso, perché sai, il giornalismo è in provincia di Caserta e mi assumo la responsabilità di quello che dico, credo sia uno dei peggiori d'Italia, perché non trova mai nuove forme né di espressione né di argomentazione, anche come contenuti è veramente molto vuoto il giornalismo casertano. Quindi credo che quei premi siano la grande spinta a fare giornalismo in maniera un po' diversa, fuori dalle redazioni e soprattutto stando lontani dai partiti politici, questa è la cosa più importante. Un tuo reportage ha fatto scoprire la più grande discarica tossica d'Europa, purtroppo, presente a Calvi Risorta. Purtroppo. Parla un po' di questo fatto. Questo fatto è il fatto più triste della mia carriera, per quanto qualcuno possa dire è un fatto rilevante nel mio curriculum. In realtà mi avrebbe fatto piacere trovare un campo, non so, di fiori rarissimi mai visti prima, visto che ci troviamo nel contesto floreale. Purtroppo, ecco, mi viene proprio la battuta, non sono tutte rose e fiori le terre di questa parte di provincia di Caserta. Questa discarica è venuta fuori perché la tenevamo d'occhio già dal 2005-2006, siamo stati tra i primi a usare un drone nel 2011-2012 e abbiamo ritrovato questi avvallamenti strani, questa nascita di collinette strane. Siamo andati lì con delle pale, con dei picconi, abbiamo scavato nel terreno e abbiamo trovato quello che abbiamo trovato, cioè il terreno non c'era più. C'erano scarti plastici industriali veramente spaventosi, parliamo di 2 milioni di metri cubi di rifiuti tossici interrati, quasi 2 milioni di metri cubi di rifiuti tossici interrati, la storia la conoscete tutti, dovrebbe iniziare la bonifica probabilmente l'anno prossimo, nel 2020, nei primi mesi del 2020, speriamo, perché purtroppo c'è un'incidenza tumorale in quella zona molto alta, potrebbe anche trattarsi di una coincidenza, però. Tu, insieme ad altri due giornalisti campani, sei stato intervistato da Conte. Ah, parla un po' di quel giorno. Parlo di quella sera a Palazzo Reale a Napoli, il 23 novembre scorso, del 2018. Quindi neanche un anno fa. Nemmeno un anno fa, qualche mese fa. È stato un esperimento che il Presidente del Consiglio, allora Presidente del Consiglio, ma pare in queste ore, si vada incontro al Conte Bis, alla riconferma del presidente Giuseppe, del professore Conte. Fu una sorta di esperimento, il presidente volle incontrare tre giornalisti campani che hanno avuto delle minacce da parte dei cartelli mafiosi, delle consorterie criminali, e ci invitò personalmente con una telefonata molto informale, il presidente chiamandoci qualche giorno prima direttamente sui nostri cellulari. Non ricordo nulla di, come dire, di istituzionale o cerimoniale, perché probabilmente proprio per la bravura del Presidente del Consiglio l'incontro fu molto informale e anche molto disteso, molto sereno, per quanto si sia parlato di argomenti molto importanti come la libertà di stampa, il conflitto di interessi, dei giornalisti minacciati. Credo che quello sì sia probabilmente uno dei ricordi più belli della mia carriera, almeno fino ad oggi. Allora, quest'anno hai ricevuto la vela di cristallo dal procuratore nazionale antimafia, dottor Federico Cafiero De Rao, sì, insieme al presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Cosa rappresenta questo riconoscimento, questo premio? Quello che ti dicevo prima, rappresenta una responsabilità enorme. Poi ricevere il premio attraverso la fiducia del procuratore nazionale antimafia, non che gli altri premi non abbiano questo peso specifico molto, molto rilevante, ma questo premio poi ricevuto anche con la partecipazione dell'Ordine dei giornalisti, al quale io appartengo, sono iscritto da tanti anni, beh, questo è stato un riconoscimento che mi ha, tra virgolette, inchiodato. La responsabilità di continuare, anche perché è arrivato il momento in cui stavo per, non dico lasciare il giornalismo militante, tout court, ma per dedicarmi prevalentemente alla scrittura di libri. Dopo quel riconoscimento sono ritornato in campo, mettiamola così per usare una metafora che usano molti politici, sono ritornato in campo e sono contento di essere ritornato in campo, di continuare a scrivere, soprattutto del mio territorio.
Parliamo di qualche tuo libro, Criminal, il primo, per esempio questo che è del 2017. Questo è del 2017, questa è una storia che mi sta molto a cuore, è la storia dell'ultima, adesso ci allontaniamo finalmente dagli argomenti che hanno caratterizzato gran parte della mia carriera, del mio lavoro. Questo è un libro che io ho scritto, parla di una donna realmente esistita dalla fine dell'Ottocento a Barcellona ed è l'ultima strega o probabilmente l'unica strega realmente esistita in Italia, in Europa, che uccideva bambini. Mangiava bambini, faceva commercio di bambini e sfruttava terribilmente la pedofilia già nell'Ottocento. Io circa 12 anni fa ebbi, uso sempre le virgolette, la fortuna di entrare in casa di questa signora che è morta nel 1913, ma la casa è una sorta di riferimento criminale catalano. Entrai lì quasi per caso perché ero in gita a Barcellona e iniziai a rivivere la storia di questa donna che si chiamava Enriquetta Martí. Poi dopo tanti anni, dopo 10 anni, dopo averla un po' metabolizzata questa storia, ho scritto questo libro che è andato benissimo perché è un noir basato però su dati storici agghiaccianti, realmente. Beh, recensire me stesso è un po' difficile, però no, è un libro che è andato bene, non mi posso lamentare di questo libro. È un settore completamente diverso da quello che abitualmente frequento professionalmente per la scrittura. Dell'anno successivo invece, 2018, Pascià. Pascià, questa è una nuova edizione di un libro in realtà uscito già nel 2015 e questa è un po' la storia del clan Bardellino, il clan che ha fondato la concezione di Casalesi nella sua accezione più deleteria e criminale, ed è un lungo excursus, infatti è un libro di circa 600 pagine, come si può dire, è un lungo excursus sulla storia criminale non solo del Bardellino, ma dell'Italia centro-meridionale, addirittura parte dal ventennio fascista, fino ad arrivare alla nascita del clan dei Casalesi nel Basso Lazio. Parla prevalentemente di questa grande discoteca costruita proprio da questo clan Bardellino, e all'interno di questa discoteca si tennero gli incontri più importanti tra politica, massoneria e criminalità di quegli anni. Ripeto, questo è quasi, come dire, un cammino storico dal ventennio fascista in provincia di Caserta, perché avevamo già i clan durante il ventennio fascista e Mussolini non riuscì a combatterli fino agli anni 90. Parliamo del tuo ultimo libro per adesso, che è uscito un mese e mezzo fa, Venga il tuo regno. Venga il tuo regno non è un riferimento alla religione, assolutamente, anzi, è una forma anche molto provocatoria perché parlo proprio della nuova religione che è quella dei centri commerciali. Racconto anche un po' il lato oscuro dei centri commerciali, quello che c'è dietro, quello che non ci fanno sapere dei centri commerciali, il commercio dei prodotti cinesi all'interno delle linee fintamente italiane, la compromissione mafiosa nella costruzione di questi centri commerciali e tante altre cose che sono un po' nei corridoi bui che noi non vediamo mai quando frequentiamo questi centri. È un libro che è stato presentato il 23 agosto per la prima volta a Formia, dalle librerie Giunti, che stanno distribuendo questo libro insieme alla Mondadori, ed è un libro che mi sta dando grandi soddisfazioni perché sono proprio i centri commerciali o strutture che si trovano all'interno dei centri commerciali a voler presentare questo libro. Quindi hanno capito benissimo il senso anche di provocazione, di confronto che c'è in Venga il tuo regno, e sono molto felice di questo. Quest'anno, adesso passiamo a un argomento triste, aia, è venuta a mancare Nadia Toffa. La mia amica Nadia Toffa. Un ricordo di lei. Ma io ho un ricordo, infatti l'ultima telefonata di Nadia Toffa risale grosso modo, mi pare, a giugno, ci siamo sentiti, o inizio luglio. Ricordo di Nadia Toffa e ricordo non solo di un'amica, ma di una persona che mi ha personalmente, mi ha ispirato molto nel modo di fare giornalismo. Significa fare giornalismo come lo faceva Nadia, significa oggi darsi in tutto e per tutto a una notizia, cercarla con tutte le forze e soprattutto non cedere mai al compromesso di non dare la notizia in cambio di qualcosa, cosa che purtroppo succede molto spesso, soprattutto, torno a dirlo, in provincia di Caserta,
c'è qualche cosa che non funziona nel sistema informativo, che ha una sorta di disturbo che io non riesco ancora a inquadrare. Molto spesso notizie molto importanti, anche riguardanti mafie, compromissioni tra politica e mafia, zone oscure, carsiche, di vicinanza tra cartelli criminali e gruppi dirigenziali, la cosiddetta classe dirigente. Molto spesso queste notizie passano un po' in secondo piano, quando o magari non vengono proprio date, e invece spesso capita di leggere, no? Capita anche a te, di leggere su cinque colonne, su quattro colonne, su cinque colonne, che il signor Rossi, per dire un cognome, o il signor X, è passato dal partito dei Verdi al partito dei Blu, voglio dire, noi siamo la provincia con un altissimo tasso di disoccupazione, con problemi anche gravi, ambientali, lavorativi, di criminalità, di organizzazione del territorio. Quando i giornali parlano di un oscuro consigliere comunale, con tutto il rispetto per i consigli comunali, che è passato da un partito all'altro, e riempiono la pagina con questo titolo, beh, non abbiamo grosse speranze come categoria giornalistica, e siamo responsabili dello sfascio della provincia di Caserta. Ritornando al discorso dei libri, una piccola curiosità: il tuo primo libro, qual è stato il suo titolo? Il mio primo libro si intitola I padroni di sabbia, sono passati quasi 8, 9 anni, 10 anni, e parla della nascita di Castelvolturno, la più grande speculazione edilizia nella storia d'Occidente, 1,5 milioni di metri cubi di cemento armato, che erano tutti abusivi, insomma era 1,5 milioni di cemento abusivo, colato dai Coppola, dalla famiglia Coppola, sul litorale della provincia di Caserta, e tutto ciò che poi è successo, una delle zone più degradate d'Italia in questo momento, nonostante i grandi sforzi di associazioni, cittadini che si stanno ultimamente incontrando proprio per creare qualcosa di migliore. A te piace molto una canzone di Lucio Dalla, Siamo Dei, che ha un bel significato, parlane un po'. Ha un bel significato soprattutto alla fine di questa intervista, visto che parliamo di problemi legati al territorio, e abbiamo parlato anche di difetti, no, di questo territorio. C'è una frase di questa canzone che noi ci sentiamo un po' dei tutti quanti, no? Nell'oleografia del meridione siamo quasi delle divinità sedute intorno al Vesuvio o tra le bellezze della Campania, e probabilmente è vero in un certo qual modo, però c'è una frase che dice: mentre aspettiamo la fine del mondo, e noi stiamo aspettando la fine del mondo perché non ci rendiamo conto che sta bruciando il 30% del nostro territorio con la terra dei fuochi, con le discariche, con gli impianti industriali abbandonati, e noi siamo seduti lì come delle divinità, ma aspettiamo la fine del mondo senza fare nulla. Questo non ce lo possiamo più permettere, non ci possiamo più permettere, soprattutto una classe politica che si sente, come dire, nell'empireo delle divinità, ma di divino ben poco, anzi, se oggi siamo così è colpa sia della vecchia classe dirigente, perché lo chiamo così, ma è anche colpa nostra come cittadini, perché dovremmo partecipare molto di più alla vita sociale di questa terra, che questa terra è in fase ancora recuperabile, fra 3-4 anni non potremo più recuperare. Allora io ringrazio Salvatore. Io ringrazio voi. Io ti ringrazio, Salvatore, per la tua disponibilità, e buonasera. Grazie a voi. Non sei niente di speciale. Devi anche lavorare. Puoi chiedere perdono. Siamo dei figli del sole. Invece tu chi sei? Tuo padre è stato il dolore. Un momento, anch'io qualche argomento. Un amico che è un campione di rock, riesce a ballare per 3 giorni e 3 notti senza doversi fermare. È un altro che ha la voce da basso e con una mira che ti stacca la coda di un cane e con un sasso se lo tira. E poi io, un grande amore, un amore di ragazza che mi aspetta, e se non torno esce pazzo. Ed ogni estate do il mio voto, vado al mare e resto nudo tutto il giorno. Fa molto bene abbronzarsi e poi nuotare.
se mi vedessi quando torno. Ma cosa credi di fare? Dove credi di andare? Non hai più aria per poter respirare. Non c'è nessuno che ti possa aiutare. Ed ogni giorno che vuoi